Buona settimana a tutti e buon mercato a tutti. La Champions ci ha dato dei verdetti agrodolci perché il Milan esce, l'Inter comunque è seconda e la Juve insperatamente arriva prima. Questo è un fatto che alla fine avrà un influsso anche sulle vicende di mercato, perché innanzitutto il Milan ha incassato 45 milioni di euro, però ne perde almeno una ventina e questo incide sui conti rossoneri e sulle strategie di una società che evidentemente è abituata ad essere oculata. In ogni caso manca un attaccante, perché alla fine gli infortuni di Giroud e comunque l'assenza di Pellegrini ormai stabile impongono ai dirigenti rossoneri di guardare a un rinforzo per l'attacco. Sono tante le soluzioni nell'orizzonte, perché alla fine tutti i nomi fatti in questi mesi per un motivo o per l'altro non hanno riscosso il successo auspicato. Mi riferisco a Luca del Pisa, ma anche allo stesso Jovic del Real Madrid. Ecco perché nel frattempo emerge un'altra candidatura, ed è quella di un brasiliano che ha un nome già noto, perché Luis Enrique si è messo in luce con Fluminense e Under 20 brasiliana, e adesso è nell'Under 21 verde oro. È un attaccante e un'ala destra, ma è tutto mancino, ha un fisico longilineo, è potente. C'è in Brasile chi lo paragona a Rivaldo, ma qualcuno vede in lui anche le mosse di Kakà. Quindi i paragoni sono molto impegnativi. Il prezzo non è esorbitante, 12 milioni, a dispetto di una clausola di 40, ha un contratto sino al 2025 con la società brasiliana, però lui è impaziente di varcare l'oceano, e il Milan evidentemente su questo fronte in passato ha sempre fatto dei colpi molto molto significativi. Quindi vedremo se questa trattativa avrà un futuro. Poi c'è la questione del difensore, perché l'infortunio di Kjaer purtroppo ha aperto una voragine lì in difesa. È vero che non ci sarà più alcun impegno europeo, però adesso molto dipenderà dalle scelte sul futuro di Alessio Romagnoli, perché ricordiamolo, il centrale romano è in scadenza di contratto, ha avuto un'offerta al ribasso, quasi dimezzato l'attuale ingaggio da 6 milioni di euro, e questo comporta delle riflessioni che produrranno sicuramente nuovi incontri prima della fine dell'anno, anche perché il Milan vuol vederci chiaro. Se riesce a sbloccare questa situazione in tempo utile, magari l'obiettivo di un difensore giovane può essere più alla portata. Altrimenti, se non ci fosse un accordo con Romagnoli in prospettiva, allora occorrerebbe assicurarsi un difensore di esperienza più provata e che sappia affiancare Gabbia anche con grandi prospettive per l'immediato. Insomma, è un mercato, quello del Milan, in grande movimento, in attesa poi degli altri rinnovi. Vediamo, perché vi abbiamo detto nelle scorse settimane, Tu Hernandez, Leao e Benacer hanno già avviato con fare costruttivo questo argomento. La Juventus chiede strada sul mercato, oltre che rispetto sulle vicende delle plusvalenze, questo ascoltando con attenzione le parole della Dibena arriva bene. E sul mercato? Il mercato evidentemente ha esigenze diverse, perché i costi sono importanti, quindi la rincorsa a Vlahovic ha segnato evidentemente il passo in queste settimane, anche perché a Firenze il serbo se lo vogliono tenere stretto per gennaio, mentre Allegri ha bisogno di rinforzi nell'immediato, perché è vero che adesso con il primo posto in Champions League si attende con fiducia il sorteggio per gli ottavi, però la rincorsa in campionato è ancora molto dura e quindi un ariete lì davanti evidentemente servirebbe. E questo è il grande nodo su cui evidentemente poi cogliere le strategie bianconere. Intanto c'è sempre più ottimismo per il rinnovo di Paolo Dybala, anche le sue parole lo hanno confermato, nel senso che
consapevole che c'è questo movimentaccio dal punto di vista ambientale per le vicende extracalcistiche, e quindi la società ha un po' rallentato la finalizzazione di un accordo che però è stato già stilato in tutti i dettagli. È un accordo quinquennale con dei premi che possono diventare poi parte integrante dello stipendio per far salire lo stipendio iniziale di 8 milioni di euro. Poi ci sono segnali positivi anche sul rinnovo di Bernardeschi, che anche nell'ultima partita contro il Malmö ha confezionato un importante assist per il gol di Chiesa. Insomma, il giocatore toscano si è ben ripreso con Allegri e sta confermando di essere uno dei protagonisti. E poi c'è tutto il resto, perché ovviamente a gennaio la Juventus spera che Ramsey, ma anche Arthur, trovino una sistemazione. E poi questo potrebbe permettere nuove operazioni di ingresso, anche se l'allenatore livornese ha detto più volte in maniera esplicita che lui la sottiglia volentieri la rosa, ne ha in abbondanza i giocatori. Quindi per il mercato di gennaio aspettiamoci novità sul fronte dell'attaccante, non su altri ruoli, anche se dovessero partire dei centrocampisti. E poi va segnalato anche il recupero di Luca Pellegrini, un difensore che a inizio stagione sembrava destinato ad andar via, e invece, prestazione dopo prestazione, si è confermato meritevole di questa maglia. E questo è un altro elemento di costruzione di un mosaico, quello juventino, che tra mille difficoltà sta cominciando a prendere corpo, sempre però inseguendo quella Champions League che al momento è troppo lontana. A gennaio l'Inter deve solo rifinire un lavoro ben fatto, evidentemente, in estate. Ecco perché, dopo i rinnovi di Lautaro, di Bastoni e di Barella, si sta lavorando con grande interesse al prolungamento del croato Brozovic. Anche a Madrid ha dimostrato di essere all'altezza della situazione. È ormai un centrocampista con pochi eguali in Europa, ecco perché perderlo sarebbe davvero pericoloso. Ma i segnali ultimi sono assolutamente di avvicinamento, nonostante l'importante richiesta iniziale di papà Brozovic. E poi in scia c'è anche la vicenda di Perisic. Anche lui sembrava lontanissimo, perché a inizio stagione aveva chiesto comunque di poter andare a fare una nuova esperienza, se non in Bundesliga, addirittura in Premier League. E invece gli ultimi contatti indiretti, informali, hanno fatto capire che Perisic potrebbe rimanere volentieri. Ecco perché in questa fase Marotta e Ausilio si stanno interessando ad altri settori del campo. Mi riferisco in particolare a Nandez, già in estate nel mirino nerazzurro. In quell'occasione il centrocampista molto duttile uruguaiano aveva avuto una idea molto forte di cambiare maglia, grazie anche a quella promessa fattagli da Giulini, cioè quella che è legata alla precedente salvezza del club sardo. Invece non è successo nulla, perché poi alla fine il giocatore è rimasto, il Cagliari non sta andando bene. Nel frattempo si è rifatto sotto il Napoli, che già in passato aveva guardato a Nandez, e in questo caso l'offerta di un prestito con diritto di riscatto non è stata accettata dal Cagliari, da Giulini, e lui al massimo potrebbe chiedere un obbligo di riscatto, proprio per rendere certo l'incasso. E l'Inter cosa fa? L'Inter aspetta, perché sa benissimo quanto il giocatore preferisca venire a Milano, per mille motivi. Ecco perché l'interesse interista in questo momento è nascosto, è dietro le quinte, ma sino a un certo punto. Molto dipenderà anche dalle prossime partite del Cagliari, perché è evidente che Nandez ha deciso di non rinnovare con i sardi, e
E questo è un elemento di pressione considerevole per Giulini. Ma non si fermerà certo a questo, perché l'Inter, dopo essersi assicurato Onana, che arriverà in estate come compagno di viaggio di Handanovic tra i pali nerazzurri, dovrà guardare anche a dei giovani. Ecco perché Marotta e Ausilio stanno setacciando il mercato italiano, soprattutto. E poi attenzione ai parametri zero, la specialità di casa Marotta.